Ciao! Ci siamo fatti la nota per non dimenticare nulla, notizie veloci in vista del ciclo palio. Beh, chiaramente 5, 6, 7 agosto il palio di Feltre, l'avvenimento principale, il cuore del fine settimana, la città che mette il vestito più bello. Non penso non serva a dire altro perché in sovraimpressione arriva anche il link per il sito ufficiale dell'evento 5, 6, 7 agosto. Il 6 arriviamo noi con il ciclo raduno, sabato 6, Cinzia, Graziella e le altre. Vi aspettiamo. Anche per cominciare il fine settimana da anni dedicato alla bicicletta con il sorriso. Avete una pieghevole di qualunque marca, anche se non è pieghevole, sono poche, ma ce ne sono di quel tipo di bici non pieghevole. Vi aspettiamo tutte e tutti. Non preoccupatevi se, come ci è stato fatto notare in passato, le talune biciclette erano talmente ricoperte di adesivi che nemmeno vedevi il colore, va benissimo lo stesso, basta possa circolare. Nota che abbiamo già fatto sulla pagina Facebook del ciclo palio: noi non cerchiamo persone che ci vendano le loro bici, però un ritrovo di questo tipo può essere occasione per cercare, per comprare o esporre, per vendere. Vedete voi. Domenica 7, il ciclo palio più tradizionale. Il percorso c'è già, così il sito di visita, per un'edizione che parlerà domenica 7 anche della giornata di sabato, dedicata al raduno. Poi ci mettiamo anche delle notizie che non posso darvi in maniera soddisfacente di un'altra cosa che stiamo preparando in queste settimane e che speriamo di potervi offrire in più. Per il momento non possiamo andare oltre che accennare questo. Un'ottima notizia: il Museo Storico della Bicicletta di Cesio Maggiore, Museo Toni Bevilacqua, collezione Sergio Sanvido, si unisce a FIAB Feltrin Bici e WWF Veneto per sostenere il palio cicloturistico. E nelle nostre intenzioni anche il museo avrà una discreta parte, una discreta voce in capitolo, proprio nel discorso del fine settimana. Queste sono le notizie che attualmente possiamo farvi avere. Sarà nostro interesse farvene avere altre il prima possibile. Vi saluto con un accenno velocissimo sul fatto di quanto è bella la lettura e ci vediamo a presto con altre news. Ciao!